messa generale con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad ascoltare la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Parola di Dio. Cari fratelli e sorelle, all'inizio dell'odierna udienza generale, che si svolge nel clima gioioso della Pasqua, vorrei insieme a voi ringraziare il Signore che, dopo avermi chiamato esattamente un anno fa a servire la Chiesa come successore dell'Apostolo Pietro, grazie per la vostra gioia, per la vostra acclamazione. Dico ringraziare il Signore che dopo avermi chiamato un anno fa, non manca di assistermi con il suo indispensabile aiuto. E come passa in fretta il tempo? È già trascorso un anno da quando, in maniera per me assolutamente inaspettata e sorprendente, i cardinali riuniti in conclave hanno voluto scegliere la mia povera persona per succedere al compianto e amato servo di Dio, succedere al grande Papa Giovanni Paolo II. Io ricordo con emozione il primo impatto che dalla loggia centrale della Basilica ho avuto subito dopo la mia elezione con i fedeli raccolti in questa stessa piazza qui. Mi resta impressa nella mente e nel cuore quell'incontro al quale ne sono seguiti tanti altri, che mi hanno dato modo di sperimentare quanto sia vero ciò che ebbi a dire nel corso della solenne concelebrazione con la quale ho iniziato solennemente l'esercizio del ministero petrino. Sento viva la consapevolezza di non dover portare da solo ciò che in realtà non potrei mai portare da solo. E sempre più sento che da solo non potrei portare questo compito, questa missione, ma sento anche come voi portate con me, che così sono in una grande comunione che insieme possiamo portare avanti la missione del Signore.
Mieti insostituibile sostegno la celeste protezione di Dio e dei santi, e mi conforta la vicinanza vostra, cari amici, che non mi fate mancare il dono della vostra indulgenza e del vostro amore. Grazie di vero cuore a tutti coloro che in vario modo mi affiancano da vicino o mi seguono da lontano spiritualmente con il loro affetto e la loro preghiera. A ciascuno chiedo di continuare a sostendermi pregando il Dio perché mi conceda di essere pastore mite e fermo della sua Chiesa. Narra l'Evangelista Giovanni che Gesù, proprio dopo la sua risurrezione, chiamò Pietro a prendersi cura del suo gregge. Chi avrebbe in quel momento potuto umanamente immaginare lo sviluppo che avrebbe contrassegnato nel corso dei secoli quel piccolo gruppo di discepoli del Signore al lago di Genesaret? Pietro, insieme agli apostoli e poi il loro successore, dapprima a Gerusalemme e in seguito sino agli ultimi confini della terra, hanno diffuso il messaggio con coraggio, il messaggio evangelico il cui nucleo fondamentale e imprescindibile è costituito dal mistero pasquale, la passione, la morte, la risurrezione di Gesù Cristo. Questo mistero la Chiesa celebra a Pasqua, prolungando nella gioiosa risonanza nei giorni successivi, canta l'alleluia per il trionfo di Cristo sul male e sulla morte. La celebrazione della Pasqua, secondo una data del calendario, nota il Papa San Leone Magno, ci ricorda la festa eterna che supera ogni tempo umano e continua. La Pasqua attuale è l'ombra della Pasqua futura. È per questo che la celebriamo, per passare da una festa annuale a una festa che sarà eterna. La gioia di questi giorni si estende all'intero anno liturgico e si rinnova particolarmente la domenica, giorno dedicato al ricordo della risurrezione del Signore. Nella domenica, che è come la piccola Pasqua di ogni settimana, l'assemblea liturgica, riunita per la Santa Messa, proclama nel Credo che Gesù è risuscitato il terzo giorno e aggiunge che noi aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Si indica in tal modo che l'evento della morte e risurrezione di Gesù costituisce il centro della nostra fede ed è su questo annuncio che si fonda e cresce la Chiesa. Ricorda in maniera incisiva Sant'Agostino dicendo: consideriamo, carissimi, la risurrezione di Cristo, infatti, come la sua passione ha significato la nostra vita vecchia, così la sua risurrezione è sacramento di vita nuova. Hai creduto? Sei stato battezzato? La vecchia vita è morta, uccisa nella croce, sepolta nel battesimo. È stata sepolta la vecchia nella quale hai vissuto, risorga la nuova, vivi bene, vivi così che tu viva, affinché quando sarai morto tu non muoia. I racconti evangelici che riferiscono le apparizioni del risorto si concludono abitualmente con l'invito
a superare ogni incertezza, a confrontare l'evento con le scritture, ad annunciare che Gesù, al di là della morte, è l'eterno vivente, fonte di vita nuova per tutti coloro che credono. Così avviene ad esempio nel caso di Maria Maddalena, che scopre il sepolcro aperto e vuoto e subito teme che il corpo del Signore sia stato portato via. Il Signore allora la chiama per nome e a quel punto avviene in lei un profondo cambiamento. Lo sconforto e il disorientamento si convertono in gioia ed entusiasmo. Con sollecitudine ella si reca dagli apostoli e annunzia: «Ho visto il Signore». Ecco, chi incontra Gesù risuscitato viene interiormente trasformato. Non si può vedere il risorto senza credere in Lui, e preghiamolo che chiami ognuno di noi col nome e così ci converta. La fede nasce dall'incontro personale con Cristo risorto e diventa slancio di coraggio e di libertà che fa gridare al mondo: Gesù è risorto e vive per sempre. E questa è la missione dei discepoli del Signore di ogni epoca e anche del nostro tempo. Se siete risorti con Cristo, abbiamo sentito nella lettura della lettera ai Colossesi, cercate le cose di lassù, pensate alle cose di lassù e non a quelle della terra. Questo non vuol dire estraniarsi dagli impegni quotidiani, disinteressarsi delle realtà terrene, significa piuttosto ravvivare ogni umana attività come un respiro soprannaturale, significa farsi gioiosi annunciatori e testimoni della risurrezione di Cristo, vivente in eterno. Cari fratelli e sorelle, nella Pasqua del suo figlio unigenito, Dio rivela pienamente se stesso, la sua forza vittoriosa sulle forze della morte, la forza dell'amore trinitario. La Vergine Maria, che è stata intimamente associata alla passione, morte e risurrezione del Figlio e ai piedi della croce, è diventata madre di tutti i credenti, ci aiuti a comprendere questo mistero di amore che cambia i cuori e ci faccia pienamente gustare la gioia pasquale, per poter poi comunicarla a nostra volta agli uomini e alle donne del terzo millennio. Cari fratelli e sorelle, grazie per il vostro affetto e la vostra amicizia.
Con affetto mi rivolgo ora ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i rappresentanti della Federazione Istituti di Attività Educative provenienti dalla Toscana e accompagnati dal Vescovo di Livorno, Monsignor Diego Coletti. Saluto poi i fedeli della Parrocchia della Trasfigurazione in Succivo e l'Associazione delle Forze di Polizia dell'Abruzzo. Sono lieto inoltre di salutare i numerosi giovani provenienti dall'Arcidiocesi di Milano . Si vede e si sente che sono numerosi. E fanno quest'anno la loro professione di fede e anche la vostra presenza qui c'ha una professione di fede. E saluto i ragazzi missionari della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Cari ragazzi e giovani, come ai primi discepoli, Cristo risorto invita anche voi ad essere suoi testimoni. Rispondete con gioia e con amore a questo mandato e sarete seminatori di speranza nel cuore dei vostri coetanei. Il mio pensiero va inoltre ai malati e agli sposi novelli. Per voi, cari malati, la risurrezione di Cristo sia fonte inesauribile di conforto e di speranza. E voi, cari sposi novelli, siate testimone del Signore risorto con il vostro fedele amore coniugale. E alla fine ancora una parola sulla situazione attuale. Con grande dolore ho appreso la notizia del terribile attentato avvenuto lunedì scorso a Tel Aviv in Israele e sento il dovere di esprimere la più ferma condanna per tale atto terroristico. Non è con simili esecrabili atti che si possono tutelare i pur legittimi diritti di un popolo. Il Signore, Principe della Pace, sia vicino ad israeliani e palestinesi. Affinché non si lasciano andare ad una tragica deriva, ma riprendano i passi che li portino a vivere in pace e sicurezza l'uno accanto all'altro come figli dello stesso Padre che sta nei cieli. Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis ebita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
sit nomen Domini benedictum, et annunc tutusque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.